Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Il programma è offerto da... Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Buonasera amici di Altro Studio Sport, benvenuti ad una nuova puntata, puntata caldissima, puntata dove parleremo ovviamente di Juventus-Napoli, la vigilia di Juventus-Napoli, match valido per lo scudetto, ma non si sa, qualcuno dice di sì, noi lo chiederemo ai nostri ospiti qui questa sera, ma non solo Juventus-Napoli, non solo Massimiliano Allegri contro Maurizio Sarri, ma si parlerà anche di Inter, Inter impegnata al Franchi contro la Fiorentina, un vero e proprio match per provare a guadagnare temporaneamente il terzo posto. Parleremo anche di Milan e di tutto quello che concerne il nostro campionato, ma prima di iniziare io vado a presentare i miei ospiti di questa sera, Angelo Fogagnolo. Grazie, buonasera a tutti voi. Buonasera, Luca Di Benedetto. Buonasera a tutti. E Marco Basoni. Buonasera a tutti i nostri amici. Buonasera, buonasera a voi. Allora, partiamo subito dall'argomento caldo, dalla partita, la partita forse più importante di questo ritorno di campionato. Vorrei fare un passo indietro con voi prima, tornare a questa partita però all'inizio del campionato, era la prima metà, si giocava Juventus contro Napoli, Napoli-Juventus, il Napoli andò a vincere e allora si parlava di una Juventus praticamente spacciata per la corsa allo scudetto e di un Napoli che forse, magari, anche quest'anno poteva puntare sia alle zone alte ma di certo non all'obiettivo più importante. Direi che le cose oggi sono cambiate. Tanto la Juve è lì, la Juve vincendo può superare questo Napoli, mentre il Napoli vincendo, perché no, può creare un po' di distacco sulla seconda. Angelo, parto da te. Domanda secca subito, partiamo dalla fine, chi vince? Ma è una partita da tripla, come è normale, però è una partita che se il Napoli dovesse succedere che vincesse questa partita, allora diventa problematico secondo il mio parere, prende un margine che poi diventa difficile colmare, anche per la Juventus, anche dai 14 risultati di via, anche perché la Juventus poi alla Champions, che è una partita, e tutto lo svolgimento di questo campionato secondo me è tutto un discorso adesso in questo momento basato sul discorso della Champions, i risultati, quello che succederà domani, questo è sicuramente importante, però io vedo una partita da triplo, ma ci può stare anche un pareggio in questa situazione, che favorirebbe senz'altro di più il Napoli. Beh, che certo, non la Juve, che con un pareggio andrebbe a mantenere, beh, diciamo, a due risultati su tre è chiaro che i favori vanno un po' al Napoli, però in casa la Juventus, lo stadio e tutto, è difficile giocare in quello stadium con la Juventus attuale. Secondo me Chiellini può essere un personaggio che manca alla Juve e mancherà anche molto molto molto, poi dipenderà da, sarà deciso come sempre in queste partite a decisioni arbitrali sicuramente, ecco, senza far polemica, parleremo anche di questo, senza far polemica, però il discorso è sempre una partita difficile da arbitrare e un episodio può sempre condizionare la partita. Certo, a favore di una oppure dell'altra sicuramente, però vedo che è una partita che ci può stare anche il pari, secondo il mio parere. Forse sarà anche tatticamente una partita dove cercheranno prima di tutto di non perdere tutti e due. Luca, che partita ti aspetti invece? Io invece penso che cercheranno di vincere più che non perdere. Cioè, sono due squadre che non ci staranno a, diciamo, un risultato che di parità, ad accontentarsi, per cui punteranno assolutamente a fare risultato, perché è chiaro, il Napoli andrebbe a consolidare la classifica e la Juventus si porterebbe in vantaggio. Molte delle partite da tripla poi finiscono in parità, però sono due squadre che stanno bene in salute, la Juventus la vedo leggermente in calo, anche il match l'ultimo ha fatto un po' di fatica, Frosinone, pur avendo vinto poi 2-0, però insomma
non è la Juventus spumeggiante della metà di questo filotto di 14 vittorie. Juventus che ha vinto a Frosinone, Napoli che ha vinto con i Carpi, tutte e due hanno fatto un pochino di fatica, ma si sono risparmiate oppure no? Oppure sia Napoli che Juve comunque iniziano anche in alcuni episodi, in alcuni appuntamenti del campionato a fare fatica. Risparmiarti non ti risparmi, perché queste partite qua sono tutte importanti. Qui se batti Napoli poi dopo perdi la partita successiva, non è che è cambiato molto, quindi non ti puoi più risparmiare. Marco, passiamo alle questioni tecniche, nel senso, ovviamente ti chiedo anche a te che partita ti aspetti, chi potrebbe a questo punto vincere. Allegri costretto a prendere quantomeno in considerazione un ritorno alla difesa 4, anche se lui in conferenza stampa ha detto che sia Lick Steiner che Rugani possono giocare da terzo nella difesa 3 assieme a Barzagli e Bonucci. Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Un Allegri che forse davvero torna a giocare con la difesa 4? Sì, gli manca Chiellini, ma non credo che questo sia poi così, così determinante nella partita di domani sera tra Juventus e Napoli. Io vedo che la partita è sicuramente da tripla. Facciamo le tre situazioni: se vince la Juventus è due punti indietro e perciò va avanti di un punto e le cose più o meno rimangono così. Se è pareggio le cose rimangono così, se vince il Napoli può diventare un discorso interessante. Questa poi è la situazione tradotta in termini pratici. Assolutamente, in termini di numeri. In termini proprio di numeri, perciò non è sicuramente una partita decisiva ai fini della fine del campionato e perciò è evidente che se la giocheranno in modo anche abbastanza aperto. Secondo me io vado a prendere tutte le cose che non sono molto, tutte le anomalie, chiamiamole. La prima, che sfortunatamente si è fatto male Rizzoli, che è il miglior arbitro italiano e dal quale tutti pendevano per una direzione veramente a livelli di Rizzoli. Io non dico che Orsato non lo sia, io ti sto dicendo quello che è capitato. Non c'è pubblico che tiferà per il Napoli perché è tutto lo stadio per la Juve, seconda anomalia che succede solo qua in Italia, queste cose qui, altra anomalia. Ricordiamolo, scusami, già trasferta vietata esattamente, ai supporter napoletani, quelli che andrebbero solitamente a posizionarsi nel settore ospiti, ci saranno dei tifosi napoletani, ma sì, sparsi sappiamo che nello stadio fa comunque 35.000 abbonamenti, quindi sarà uno stadio tutto pro Juventus, e anche questa è un'anomalia del nostro campionato. Il cosiddetto dodicesimo uomo, ma esiste, serve, funziona in quei casi o no? Io credo di sì, perché a giocare in uno stadio già avverso, oddio, se la squadra non è che ti dia, perché il pubblico non entra in campo, però sicuramente è un'atmosfera che è condizionante, no? Per un arbitro che in alcuni secondi può prendere delle decisioni per lui, per gli assistenti di porta, cioè per chi ne ha viste tante di partite nella propria vita, come credo quelli che hai tu davanti a te, come tutti, tutti e in modo particolare per due soggetti che sono anche molto age, lo sai quante partite e capita, perciò al di là di tutto queste cose qua, come partenza, a me personalmente non vanno troppo, perché poi è vero che c'è una squadra che quella che vince sempre, che vince anche troppo, poi diventa anche un po' antipatica se vinci sempre, questo è in tutti gli sport, certo. Ragione per cui mettercele tutte e vedremo come viene, cosa verrà fuori. Luca, torno da te, poi rivolgo la stessa domanda ad Angelo. Chi fa l'impresa più grande? Non ovviamente vincendo la partita di domani sera, ma puntando al titolo finale. Cioè la Juve quest'anno che partita con un campionato anonimo, grigio, un campionato dove tutti la davano praticamente forse che poteva arrivare al terzo posto, ora la Juve lì si gioca il primo. Se dovesse vincere, l'impresa la fa più grande la Juve o il Napoli che è 25 anni che non porta a casa lo scudetto? Beh, è difficile dire quale sarebbe l'impresa più grande. È chiaro che 5 scudetti consecutivi nella storia, lo sappiamo, sono accaduti soltanto in due fasi, cioè con la Juventus del quinquennio e poi il grande Torino. E quindi sarebbe un'impresa storica. Invece per il Napoli, riportare lo scudetto a Napoli, che sappiamo quanto è difficile, è accaduto soltanto due volte. Da Maradona, in 118 anni di storia del calcio, e quindi sono due imprese, sono entrambe imprese memorabili, però non saprei dirti
Qual è il Super Bowl? Quale può essere a questo punto quella più importante, se così la possiamo chiamare, Angelo? Beh, io penso di esprimere il giudizio anche di loro due. Secondo me il Napoli è sicuramente l'impresa più importante, perché il Napoli è partito con un allenatore nuovo, con dei giocatori sì già consolidati già da un po' di tempo. Non hanno quella rosa che ha la Juventus e tutto, perché usano 14 giocatori massimo, Sarri finora, e pertanto è un'impresa grandiosa per il Napoli, anche perché hanno trovato un grande giocatore che sta facendo la differenza su tutte le varie. Però secondo me è il complesso che il Napoli ha cambiato, ed è lì il problema. Il problema è che è il complesso che farà l'impresa, e se l'impresa la fa il Napoli sicuramente è quella più grande di che possa succedere. Napoli che è stato rivoluzionato dall'arrivo di Maurizio Sarri, che però ha saputo anche trovare le giuste alchimie. Vedi Higuain, 24 gol in 24 giornate di campionato, i numeri stanno diventando davvero importanti. Davvero importanti, però non è solo Higuain, bisogna rendere atto a questo allenatore che ha sistemato una difesa che l'anno prima con Benitez era inguardabile. Koulibaly, certi personaggi, Albiol. Lo stesso centrocampo che aveva preso Valdifiori, che invece gioca... Ma il portiere, Angelo. E Reina. Ecco, portiere come, che bravissimo, è un leader, hai ragione, vero. Portiere. Su questa ha ragione Marco. È vero, il portiere è importante. Reina è l'uomo importante di questo... Se da una parte c'è Higuain, dall'altra parte c'è un certo Reina che su fargli gol è difficile, e poi coordina la difesa in una maniera notevole. Diciamo da tutte e due le parti del campo. Ma quanto è importante avere un leader... come ad esempio Pepe Reina? Solitamente le squadre vengono fatte sul portiere, sul centrale difensivo e sull'attaccante, e loro hanno i due, almeno due dei tre punti importanti che sono quelle che fanno la differenza. La cosiddetta ossatura è la spina dorsale di una squadra. Higuain contro Dybala, almeno così si stanno consumando un po' dei paragoni forse un po' troppo altezzosi nei confronti di questo ragazzino che l'anno scorso giocava al Palermo, che ha fatto fatica a inizio stagione e che è stato criticato tantissimo dall'opinione pubblica sportiva, se così vogliamo chiamarla. Beh, oggi si sta guadagnando un posto da titolare, se l'è già guadagnato, si sta prendendo qualche soddisfazione con la maglia della Juve. Quali sono quanto può crescere ancora Dybala? Poi dopo Dybala può crescere tantissimo. Tantissimo, anche io la penso. Intanto Higuain è il presente, Dybala sarà senz'altro il futuro. Il futuro. E poi c'è da dire quest'altro, che sono diversi comunque, perché Higuain è una prima punta, Dybala invece è più una seconda punta, trequarti, uno che parte da lontano. Sul piano tecnico non saprei dire chi è superiore, sono entrambi, hanno un repertorio di una certa levatura, quindi sono sicuramente giocatori importanti. Poi è chiaro, bisognerà vedere anche nella loro nazionale che cosa riusciranno a fare. Dybala che giocherà sicuramente domani, non ci sarà Mandzukic. Allegri molto probabilmente schiererà la coppia Morata-Dybala. Morata che ha fatto molta fatica ultimamente a trovare il gol, poi diciamo che dopo che l'ha trovato ne sta inanellando uno assieme all'altro. Quanto può essere pericolosa questa coppia per la difesa del Napoli? Sono i due ragazzini che sono due campioni, specialmente Dybala. A me piace moltissimo, e questo è un vero campione, è giovane, che ha dei margini di miglioramento grandissimi, ha un'immensa classe, è veramente ancora un ragazzino rispetto all'esperienza di Higuain. E possono fare una coppia molto interessante, soprattutto perché è fresca, è agile, e ragion per cui la difesa del Napoli dovrà stare molto molto attenti. Però poi nella Juventus c'è Pogba, ci sono i tiri di Marchisio, non c'è solo due da curare. C'è tutto un centrocampo dietro. C'è tutto un centrocampo che lavora, ci sono i difensori che sanno saltare come Bonucci, cioè sono due squadre complete che si affrontano nel miglior momento della stagione. Una viene addirittura da un filotto di 14 partite di fila, per quello che prima ti parlavo di quello che vince, quando le squadre vincono sempre, vincono troppo, poi diventano anche antipatiche. Questo succede in tutti gli sport, non che lo dico per la Juventus. L'hanno avuto questi periodi che si vinceva sempre, l'hanno avuto anche le due milanesi. Certo. Ed erano poi tremendamente antipatiche agli altri, e è una cosa anche questa naturale. Sì, si parlava in certi casi anche di un campionato un po' anonimo. Per fortuna che invece quest'anno non è così, e staremo a vedere. Tutti puntiamo con una sfida ad alto livello, proprio per questo tipo di motivazioni.
Rimaniamo qui, voi rimanete lì, non andate via, ci vediamo tra un paio di minuti.